Manuel, un'occasione persa perché comunque con il primo tempo avevate avuto la grande opportunità, eravate entrati dopo un primo quarto d'ora un po' così così, poi nel secondo tempo la partita non avete avuto forse più la forza per andarla a prendere. Sì, a parte i primi 10-15 minuti dove abbiamo sofferto un po' la pressione alta della Roma, penso che nell'ultima mezz'ora del primo tempo abbiamo avuto 3-4 palle gol clamorose, il colpo di testa di Romagnoli, il palo di Luis Alberto, l'altro tiro dentro l'area di Luis Alberto, quindi il grande rammarico è essere andati a riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo invece è stata una partita un po' più equilibrata e nonostante gli ultimi 15-20 minuti avevamo preso di nuovo un po' il sopravvento, diciamo, siamo riusciti a creare poco, magari perché eravamo un po' meno lucidi, meno forze, però io penso che il grande rammarico sia il primo tempo perché non puoi chiudere il primo tempo sullo 0-0. State ritrovando sicuramente una buona fase difensiva. Adesso però l'altro lato invece, la parte offensiva, vi mancano un po' di gol, soprattutto i tre attaccanti, per fare e avere lo stesso slancio che avevate la scorsa stagione. Beh, sicuramente ritrovare la solidità difensiva penso sia molto importante, perché comunque quando non puoi vincere non devi perdere, questo è un punto prezioso alla fine. Sicuramente la fase offensiva torneremo ad essere quelli che eravamo l'anno scorso, ne sono sicuro al 100% e quindi adesso abbiamo questa sosta e poi ci riconcentreremo per iniziare fortissimo, sapendo che abbiamo 6-7 giornate in cui ce la possiamo giocare, soprattutto perché affrontiamo squadre magari che sono sotto di noi in classifica, senza sottovalutarle perché sappiamo le prime 2 giornate come sono andate, però siamo fiduciosi perché risaliremo la classifica. Ecco, questa è una promessa importante che fate ai tifosi. Ho visto c'è stato anche un abbraccio finale con tutta la curva. Ecco, che cosa vi hanno detto? Magari se c'è stato un qualcosa di particolare o comunque c'era soddisfazione per l'impegno profuso, ecco perché credo che poi alla fine avete dato il massimo. Sì, i tifosi bisogna solo ringraziarli, che anche oggi hanno fatto una coreografia pazzesca, ci hanno fatto sentire il loro sostegno dal primo all'ultimo minuto e loro sono con noi fino alla morte e quindi vogliamo regalargli tante gioie e quindi dopo la sosta ripartiremo fortissimo. Vi sentite come se avesse scalato quasi un muro, no? Vedendo soprattutto il calendario che avete avuto, e adesso è sulla carta in discesa, pur sapendo però che, come hai detto tu giustamente, le prime due partite di seconda lezione, però adesso arriva, no? Il momento in cui spingere. Sicuramente dicevo prima che da 5 anni che sono qui alla Lazio non ho mai affrontato un calendario così complicato come l'inizio di questa stagione. Abbiamo affrontato tutte le più grandi e quindi ora il calendario sembra in discesa perché non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra perché l'abbiamo già provato sulla nostra pelle. Però anche per questo motivo siamo molto fiduciosi e ci concentreremo per ripartire alla grande. Come valuti questa tua partita? Ecco, perché c'era grande preoccupazione perché la Roma c'era Dybala, Lukaku soprattutto, ecco. Invece poi la Lazio, il pacchetto difensivo forse è stato veramente il migliore in campo perché avete concesso poco e niente alle attaccanti della Roma, soprattutto anche dal punto di vista fisico, che è una squadra molto che fa del fisico. Tu sei uscito bene perché avete forse, ecco, agito di reparto più che in maniera singola. Beh, per come vuole difendere il mister, si agisce sempre di reparto con tutta la squadra e quindi io valuto questa partita, la mia partita non è stata una buona partita, soprattutto a livello difensivo. Penso che le ultime 4-5 partite mi sono applicato moltissimo e lavoro duramente durante la settimana per crescere su qualche mia lacuna, però penso di essere cresciuto molto in fase difensiva e quindi devo continuare così senza dimenticarmi che comunque una delle mie forze è anche la fase offensiva. visto anche Guendouzi è cresciuta un po' l'intesa perché Milinkovic è chiaro che ti manca, avete fatto una bella catena con, ecco, però questa partita mi è sembrata quella migliore in cui con Guendouzi, con Felipe avete dato una bella intesa, ecco, cresce. Certo, è normale, io ho fatto 4 anni con Milinkovic e quindi ci capivamo al volo, però penso che questa partita ci sia stato un bel feeling con Matteo e quindi anche lui con il passare degli allenamenti, delle partite, si
si integra sempre di più, quindi siamo contenti. Grazie.